Dai, dai, start qualifiche. Perfetto. Dai ragazzi, qui c'è da divertirsi stasera, come ovviamente la prima gara qui ci Sì, faranno gol, eh sì. Pietruccio divertire tanto. bello, benvenuto in locanda, bro, accomodati se ti vuoi vedere un po' di All Star. Zio Pietruccio, un abbraccione intanto virtuale. Allora, andiamo a vedere chi scende prima in pista. Andiamo a piazzare subito il mostratutto, vediamo chi andrà a guidare il trenino. Mi sembra che È scende proprio... il nostro Simo? È proprio È il Simo. nostro Oh, Simo. Massimo. Eccoci qua. Allora, telecamera per il nostro pilota Lead Team Racing. Ovviamente, ragazzi, non perché è il nostro pilota, ma perché è il primo a guidare la qualifica. E poi, ovviamente, andremo a dare telecamera a chi farà il miglior tempo, cercando di prendere più caschetti viola possibile e non farvi perdere le emozioni della qualifica, oltre che All'onore. quelle Buonasera, grande, della gara. buonasera, La Sicilia vi buonasera. manda un grosso abbraccio e noi lo rimandiamo alla Sicilia, brother. Cin cin, se sei col grappino o con il calice di vino in mano. Salute, brother. Peccato non corriamo più, mannacce. Vabbè, bro, vabbè, dai, poi ci rincontreremo. Poi è lungo il cammino. Buonasera, Allora. piloti. Bello, bello. Allora, intanto ringraziamo proprio ad inizio, prima che inizia a diventare caliente i tempi. Ringraziamo ovviamente la GT League Season 4. E quindi Matteo alias Valkyria, e ringraziamo Nemix e NITS. Eccolo Simo ad affrontare l'ultima sezione. Grazie a Matteo per questa splendida gara che ci ha offerto. No, mi sento un po' di sarcasmo. No, Ok. no, no. Vai, Grande parte Simo. Parte Simo sul Matteo. giro lanciato, anzi, il primo giro di Simo ce lo facciamo proprio on board. Pensa che vi dico, ragazzi. Facciamo parlare sta Mazda RX Vision che strilla. Strilla, e a noi ci piace, strilla. Naggia Simo che sei emozionato. Allora mi prendo un ritaggi. Non senso che ti strilla tanto quella di Simo. L'ho Sentiamo, fatto Simo. mettere Quanto è gentile, però esce prima e fa passare tutti. Dice: andate, ragazzi, andate. Tanto vi ripiglio. Vai, facciamo parlare quella del DRG Risaggi. Andiamo a sentire l'urlo della Mazda RX Vision. Eccolo qua con un signor 34-2, chiude il tempo Risaggi, va subito ad avanzare Ale e poi Nameless con un 33-6, di tutto rispetto per Nameless. Attenzione ragazzi, attenzione. Poi Gianluca Cobra che si prende il terzo posto provvisorio con il 33-9, ma viene in questo momento scalzato da un Andre che ruba la seconda posizione ad Ale con un 33,8. Quindi prima posizione provvisoria Nameless, Andre secondo, Ale terzo, Gianluca quarto, Risaggi quinto, Salvo sesto con un 34,2, Silverman settimo con 34,3, Locomotiva ottavo con 34,4, Giulia con 34,6, nona, decimo Simo Romanista sopra 2 minuti, ma abbiamo visto che ha avuto quel problema. E allora, telecamera ragazzi, su a Nameless che ha fatto volare questa Mazda RX Vision. Eh sì, bellissimo il tempo di Nameless, pilota, ricordiamolo, di RDA, bel tempo, mamma mia, Ragazzi, e si migliora chiedo. ancora. E si continua a migliorare. Ancora caschino viola. Seguiamo. Scusate un attimo, ma qua tenerla.
a quel ritmo è tosta. Ragazzi, ci fate un check sulla, sulle voci? Se è tutto ok, se è abbastanza bilanciato l'audio con il sound, o il sound delle macchine è troppo prevalicante, fateci sapere questa cosa per favore, grazie. Vediamo come chiude Nemles questo secondo giro, perché forse lì ha perso qualcosina. Sì. Piccola sbavatura che gli fa perdere il caschino viola, però ragazzi, chiude un 33.7 con la sbavatura, cioè parliamo. Tutto ok, grazie di Colix, grazie bro dell'aiuto e supporto. Andre si prende la provvisoria, degli OPR, sale sulla curva e l'arancione fumogeni a manetta, 33.599 a 54 millesimi, per ora pole provvisoria aggiudicata da Andre, GG, bel giro. Allora, dalla chat è detto GG, vai vai bro, vai. No no, stavo commentando il giro di Andre, che praticamente è stato quasi perfetto. Bello. Ho visto solamente una piccola sbavatura che forse poteva migliorare un pochino ancora ulteriormente il tempo, ma ragazzi, 33.6 praticamente è un signor tempo. Un signor tempo. Mamma mia. Allora, Dario, benvenuto, grazie del follow, accomodati Loganda, siamo in qualifica piena, benvenuto. Pietruccio, il mio giro veloce 33.3, sì, l'ho subito sotto le mie... ne ho subito io le conseguenze, lo so benissimo, Pietruccio, infatti GG, grande perdita purtroppo. Vai OPR Andre, ecco Giuseppe che fa il tipo boom, dice Oren Phoenix, vola Andre, vola Andre Stappen da De Rossi. Tutto ok, grazie Dani, un abbraccione, grazie grazie. Va ancora Andre, sfrutta benissimo il cordolo, esce veloce, chiude con un 33.740, un martello bromadico, 33.8, 33.599, 33.740 in tre giri per Andre, sta forzando veramente veramente alla grande, bella qualifica per ora per Andre. Poi Nameless che non è da meno, 33.6, 33.7, 33.8, grande ritmo, sarà bella bagarra qui anche dietro ragazzi, però terza posizione Ale, rilento un po' il secondo giro con un 33.9 se possiamo definirlo lento, poi 33.7, 33.8 anche per Ale, virata a 21 millesimi ragazzi, sono tutti in un fazzoletto, 33.7.57 per Pirata, 48 millesimi da Gianluca, 33.8.05 sesta posizione a 72 millesimi, 33.8.77 per Silverman. Mamma mia ragazzi, mamma che bella caretta che si prospetta. Giulia intanto a 53 millesimi, anche lei 33.9.30, tutti i sette piloti sotto il 34 per ora. Risaggi, il primo a salire sopra il 34 con 34.058, poi Salvo, nona posizione per ora provvisoria, 34.296, Locomotiva 34.425, il nostro Simo Romanista chiude per ora con un 34.750. Lì davanti sono tutti appiccicati. Mamma che bello, mamma che bello. Gianluca Cobra intanto segna un nuovo record. Mamma mia, 33, ti prende 6, la terza ragazzi. Posizione, 33.684. Mamma mia, sì. Qua scodatona impressionante per tenerla. Oh, Andrei va giù. Scivola lì in erogazione, è pericolosissima. E infatti... Venite, benvenuta, benvenuta Mastro, fa il tifo per il Team Racing, urla il nostro Mastro, dai Simo, dai. Nameless con mezzo secondo purtroppo di penalità da scontare, quindi ha abortito purtroppo questo giro per lui. Sì, Andre fuori, quindi non lo consideriamo per questa tornata. Vediamo Gianluca come sta andando, visto che ha tirato giù un bel 33.684. Buonasera Rick Fru, benvenuto in Locanda, accomodati pure, accomodati. Mi avete mangiato? Tutto bene Meli? Vengono un po' di piloti all'ultimo settore, vai, vai. Vediamo. Vai. Intanto c'è Giulia che si migliora, Ok, Giulia che si migliora, vediamo l'ultima. Adesso si appresta a affrontare l'ultima.
ottime curve, vediamo. Vado, andiamo a seguirla anche noi, allora andiamo visuale sulla Mazda RX Vision di Giulia, le ultime due curve a destra che inducono al rettilineo finale del traguardo. Vediamo cosa riesce a fare. 33.899, si migliora di 31 millesimi. Sembra però che resti in settima posizione, mi sembra. Mi sembra rimasta comunque lì. Ma sì. Comunque migliora il tempo. Brava Giulia, brava. Non molla Giulia. Adesso riparte Andre con il lanciato. Proviamo a seguire il primo intermedio, vediamo. Ah no, chiude adesso la qualifica. Non l'avevo seguita. Non ho visto che erano i 10 minuti finiti. Nameless ha il mezzo secondo, quindi nulla per lui. Gianluca Copra non riuscirà a finire con i 30 secondi. Chi deve finire? Nessuno, ragazzi. Qualifica finita. Qualifica finita. E ci aspettiamo. Fuochi d'artificio a manetta, ragazzi. Bello. A manetta. 11 piloti in un secondo. Mamma mia. 11 mamma piloti mia. In un secondo. Ah. Allora, spettacolo. Avvisiamo i ragazzi. Lasciamo due sì, minuti. Un minuto di strategia. Metto due minuti perché abbiamo da fare una cosa adesso, che adesso vado ad annunciare, brother. Sì. Allora, due minuti di strategia, anche se poi sapranno loro come gestirla. Allora, purtroppo, ragazzi, in questa settimana è venuto a mancare un pilota che correva nella GT League, quindi noi cerchiamo di mandare un saluto, insomma, e stringiamo un abbraccio ai familiari, comunque tutti i ragazzi che giravano con lui e che gareggiavano con lui, e niente, anche il Lead Team Racing si unisce nel cordoglio appunto della perdita di Alessandro Petretti, in arte Falla Vecchia su GT. Lasciamo un minuto di silenzio. Ed eccoci qui, ragazzoli, ancora un grande abbraccio ad Alessandro e a tutti, e riprendiamo con le gare e con questa lobby. Pippo, questa è veramente importante, siamo in un fazzoletto qui davanti, Pippo. Siamo lì. Mamma mia, io ho già paura per la gola, paura per la gola. Buonasera Michel, sempre solo OPR, mamma mia. Andiamo ad avvisare i ragazzi. Start. Buona gara, ragazzi. Fateci divertire. Divertitevi. Dai, bro. Sei pronto a perdere la voce? No, per niente. L'anima degli meglio. No. Non si dice, è vero. Vediamo. Andiamo. Ragazzi, avvia gara. Tutti pronti. In bocca al lupo ai piloti. Fateci divertire come sempre avete fatto, ragazzi. Dai, let's go. Tutti i piedi sul divano, chi doveva andare al bagno spero ci sia andato, chi a fumare la sigaretta spero sia andato, inizia i fuochi d'artificio della All Star qui a Red Bull Ring, mamma mia, non è ring ma è Red Bull Circuit, però vai, let's go. Già ma sarà un ring perché questi si cazzotteranno da di loro. Si cazzotte, macchina scontro. Partenza lanciata, vi ricordo ragazzi, visuale davanti qui ad inquadrare la felice arancione degli OPR di Andre, poi Nameless subito dietro,
e Jerome Cobra a tenere la terza posizione. Partiti! Si vola! Dai ragazzi! Mamma mia, guarda che trenino, che spettacolo! Prima curva, tutta da fare. Vediamo sul podio per rientrare e tagliare. Vediamo un pochino. Andrea si prende quasi mezzo secondo dietro Nameless, gestisce e controlla, nessun problema. Diciamo che la lanciata evita qualche problemino di troppo, soprattutto in curva 1. Diciamo regolarizza molto. Adesso guardiamo la curva 2 perché è molto importante. Vediamo molto curva 2 perché qua si stacca forte. Nameless la butta dentro, tutti che coprono, tutti che seguono la traiettoria. Adesso si comincia a fare la gara. Nameless è praticamente incollato ad Andre, due decimi il distacco tra i due, sono incollati. Potremmo addirittura approfittarne qui, staccata all'interno, non azzarda il sorpasso, resta lì. Vediamo dietro se c'è qualche inserimento importante. Nameless secondo, Gianluca terzo, Ale quarto, quinto Pirata, sesto Silverman, Giulia settima, ottavo Rizzaggi, nono Salvo, Locomotiva e undicesimo Simo che è lì incollato dietro. Ritorniamo avanti, testa della gara ragazzi, due decimi sempre incollati Andre e Nameless, non se ne danno di tanta ragione, non si vogliono proprio lasciare andare, due vicini vicini. Oh, occhio perché ho visto una scodata, infatti Giulia si becca un secondo, peccato. Ai, peccato, peccato, peccato. Ai. Andiamo a dare la telecamera a Giulia a confermare il secondo di penalità. Sì, dietro c'è subito Rizzaggi, lo sconterà ormai al prossimo giro perché ha passato già la linea del di penitenza, chiamiamola così, insomma, e si affronterà al secondo. Andiamo con Andre che prova ad allungare, 4 diventano i decimi, non sono ancora nulla ragazzi, non sono ancora intanto nulla. Intanto Rizzaggi su Giulia, vediamo, prende l'interno. Qui sì, la porta capirà, entrambi anche Salvo, entrambi Salvo ne approfitta. Sì, si butta dentro Salvo, settima posizione, ne passa anche perché il nostro Simo ne approfitta anche su Locomotiva, vediamo. Eccolo qua, sì, Simo su Rizzaggi, passa Rizzaggi, Locomotiva sì, dentro, sì. Prova ad infilarsi, Rizzaggi tiene l'interno su Simo, attenzione qui all'erogazione, attenzione. Qui battaglia all'ultimo posto, poi riandiamo avanti ragazzi, poi riandiamo avanti. Mamma mia, anche qui dentro Nameless deve difendersi da Gianluca Cobra, che scoda ragazzi, parla di entrambi, tutti e due. Vediamo se tiene l'interno Nameless, se riesce, deve riuscire. Mamma mia, che inserimento di Gianluca. E tiene anche la corda, macchina sul cordolo, perfetta. Perfetta, questo è, vuol dire averci le palle ragazzi, qui sul bagnato, affrontare quella curva all'esterno così, bella, bella, bella prova. Grande Gianluca, si prende la seconda posizione, Nameless dietro, prova a non staccarselo troppo. Ale poi. Tanto Rizzaggi su Giulia, che adesso sconterà un secondo penalità, ne approfitta anche il nostro Simone, infatti passa in decima posizione. Il nostro Simoncino. Decima Simone e Giulia e... ovviamente chiude per quel secondo maledetto, chiude per ora la griglia della gara. Rizzaggi in nona posizione, ottavo Locomotiva, Salvo settimo, sesto Silverman. Qua c'è una bella bagarra, c'è un bel trenino molto vicino ragazzi, molto vicino. Sono ancora in battaglia i due lì davanti in seconda e terza posizione, Gianluca e Nameless. Non vuole mollare Nameless dopo il sorpasso. Caschino viola intanto di Gianluca che prova a spingere per andare a riprendere Andre lì davanti. Benvenuto Miki, benvenuto. Grande, grande GG. E oggi siamo in gara All Star qua. Tosta, tosta, tosta. Vediamo come leggeranno la gara e come leggeranno poi i rientri ai box tutti quanti. Diciamo che per adesso è molto tranquilla come gara, si stanno studiando forse i piloti e stanno cercando più che altro di non commettere errori, perché qui ragazzi un piccolo errore compromette tutta la gara. Eh sì, poi e soprattutto considerando stanno gestendo un po', sì, certo, sì. In questa lobby hai dei campioni, dei pilotoni contro, quindi difficile lasciarsi. E intanto Andrea si prende secondo abbondante, secondo lui. Io resto su Ale che per ora è tallonato tantissimo da Pirata, gli è praticamente intaccato. Riesce meglio su questa curva, l'ultima curva prima del rettilineo, riesce probabilmente anche ad affiancarlo, però no, la fa molto bene Ale,
che migliora addirittura il suo tempo, quindi risponde ad un eventuale avvicinamento di Pirata. Intanto Andre allunga, contenti gli OPR che fanno la ola in tribuna, un secondo e due si prende, e che comincia a essere qualcosina, ragazzi, in lobby del genere. Casco viola ancora di Gianluca al primo intermedio, attenzione, dietro si affianca Pirata, prende l'interno su Ale, mamma mia, inserimento pulitissimo, prende l'interno, prova a resistere ancora, però Pirata ha tutta la vettura davanti e infatti si deve per forza accodare Ale, anzi prova a sfruttare un po' la scia, attenzione qui alla staccata che potrebbe essere pesante. Pirata intelligentemente prende l'interno, gestisce con il radar dov'è il pilota e chiude perfettamente ogni qualsiasi pertugio possibile per Ale e si piazza in quarta posizione. Grandi, grandi ragazzi. Attenzione Ale, prova a rispondere, forse un po' largo Pirata, con la Dina, sbandatina, si danno un bacetto in curva i due, si infila all'interno Ale, mamma mia, attenzione, la perde un po' Pirata, si viene corretto, che cazzo stanno facendo questi due? Ale la tiene come l'ha tenuta lì sull'erba, non lo so ragazzi, non lo so, mamma mia, zig zag la vettura, bellissimo. GG ragazzi, bellissimo. Andiamo qui davanti, Andrea allunga ancora un pochino, 1-4, Gianluca dietro, nonostante continua a migliorare Gianluca, ma non riesce a riprenderlo Andre, che sembra stia veramente volando in questo momento. Nemes, torniamo indietro, Ale si deve vedere adesso l'attacco di Silverman all'interno, macchine parallele, Ale costretto ad andare un po' troppo esterno, accelera sul rosso nonostante tutto, vediamo se prende la penalità, forse no, sembra di no, Ale tiene l'esterno, poi Silverman in parallelo prova la staccatura, contatti ancora leggeri ma ci sono. Tanto occhio risaggi su locomotiva, si prende l'interno, vediamo, esce bene anche locomotiva, mamma mia, anche qui interno per entrambi, risaggi e locomotiva resta all'interno, no risaggi ci riaccoda poi a locomotiva, anzi no, prova ad entrare dentro Risaggi, staccata profonda Risaggi, vediamo se mantiene la corda o se locomotiva esce più veloce, no, sembra Risaggi più veloce, si riaccoda dietro locomotiva per cercare di prendere un Giulia, po' di Giulia su Simone, Giulia su Simone, Deus Giulia anche su Simone, mamma e mia, anche ragazzi. Giulia dietro su Simone che non ci sta, grande Giulia, grande battaglia fino all'ultimo posto, non si molla niente, bravi ragazzi, questo è correre, bravi ragazzi. Torniamo ancora un pochino lì davanti, dove ci sono le zone calde. Vediamo Silverman che adesso allunga un po' su Ale. Poi Salvo che si avvicina inesorabilmente adesso su Ale. Vediamo se riesce a controllarla. Qualche sbandatina di troppo. Intanto lì davanti sembra tutto under control. Migliora ancora di 4 decimi Nameless. E non ci sta a mollare la presa anche Nameless. Attenzione. Andre continua a confermare il secondo e 4 che diventano un secondo e 5 in questo momento. Nameless dietro a 8 decimi, poi 8 decimi anche a Pirata che è in quarta posizione per ora e accende il casco viola al primo intermedio. Poi Silverman che allunga ancora su Ale, 6 decimi, attenzione che qua si accorciano moltissimo. Ma è il tira e molla probabilmente della staccata e del rilascio gas. Infatti ritorna. No, un decimo se l'è guadagnato Ale in questo frangetto, in questa curva. Restiamo su di loro. Vediamo se Ale prova a forzare un pochino. Prova a tenere lì sugli scarichi di Silverman. Vediamo se riesce a tenerlo sotto controllo. Comunque sono tutti lì, ragazzi. Gabri, benvenuto in Locanda, benvenuto, accomodati. Sono tutti lì, sì. Continua a migliorare Ale. Anzi no, continua a migliorare Silverman e Ale però gli è praticamente attaccato. Risaggi allunga su locomotiva, Giulia allunga su Simone. Le posizioni adesso si cominciano a dilatare un pochino. Gli più vicini sono proprio Ale e Silverman. Ale si rifà sotto, non ci sta a mollarlo, non vuole mollare Silverman. Ale siamo al settimo giro, non andiamo penso a far vedere le gomme, anzi
andiamo proprio a vedere per tanto questo... si migliora di molto Giulia, 1.34.5, bella, infatti Giulia, ha preso un grande distacco da Simone, si vede, ha dato proprio un po' di gas giusto per avvicinarsi alla locomotiva che adesso è un secondo e due. Allora, ovviamente ragazzi, neanche a dirlo, tutti con le intermedie, ma questa è una gara da fare con le intermedie, insomma c'è libertà di scelta, ma sicuramente le più performanti sono proprio le intermedie. Scusate se vado a fare un po' di zigzag, ma ero a vedere appunto un po' tutti i piloti in carrellata. Ale attaccato e sono i piloti, mi sembra, più vicini in pista in questo momento. Vediamo se Ale prova ad attaccare, non ci sta a stare lì in stessa posizione, si vuole riprendere la quinta posizione dopo un attacco di Silverman efficace. È vicino. Sono molto attaccati. Migliora infatti Silverman e risponde ancora Ale. Non ci sta, nonostante Silverman stia guidando molto bene. C'è Ale lì dietro che non ne vuole sapere di mollarlo via. Traiettorie diverse, prende più l'interno Ale, esce più esterno. Vediamo questa curva, vediamo la lettura di questa curva importante per affrontare il rettilineo del traguardo. Praticamente gemellare, anzi forse ruba qualcosina Silverman e Ale avrà dovuto sicuramente lasciare un po' di acceleratore in quel frangente. Se le stanno dando indirettamente di santa ragione. Certo, affrontare un sorpasso in queste condizioni non è semplice, ragazzi, soprattutto per evitare un qualsivoglia problema. Eccolo, Ale prova all'interno, quantomeno si affaccia sullo specchietto. Un po' di tocco c'è stato, un po' di toccatina c'è stata su Silverman, poi si prende la posizione. Silverman non esce fuori, controlla bene e si rimette all'inseguimento di Ale, che si prende 8 decimi in questo momento. Talbot si avvicina ovviamente mentre i due erano lì a litigarsela, un secondo e due, poi dietro Risaggi a un secondo preciso da Salvo, sta tirando fuori anche Risaggi meglio di sé. Locomotiva subito dietro Risaggi, un secondo e sei, poi Giulia che prende, si avvicina molto a Locomotiva, un secondo il distacco, sta girando molto bene Giulia. E poi dietro il nostro molto... Simo Romanista, dai Simo in prima uscita ufficiale, dai Simo! Allora, Andre un secondo e otto, praticamente rosicchia sempre qualche decimo giro dopo giro, qualcosina, ma sta guidando in maniera ineccepibile per ora, sceso addirittura sotto il 34 anche in gara, 33.999, che devo dire ragazzi, un tempo in gara di estremo rispetto, e poi costante su 34 e basso, massimo 34.5 come l'ultimo frangente. Giulia Gianluca, scusate, dietro, Brody? Stavo guardando il consumo carburante, stavo facendo giusto un controllo su tutti i piloti e sto guardando che Risaggi forse sta spingendo, infatti è quello con più consumo. Ok. E vedremo un po' la strategia che adotterà, perché ha molta meno benzina rispetto agli altri. Meno benzina, non tantissima, ma meno benzina rispetto a Gianluca, e Nemirez è quello che per ora sta conservando e gestendo meglio, perché ad ora ha mezzo serbatoio e forse è Nemless, locomotiva anche locomotiva, e anche locomotiva sta cercando l'attenzione. Risaggi si avvicina pericolosamente a Salvo, guardiamoci questa bellissima bagarre e vediamo se Risaggi prova l'attacco su Salvo. Vetture bianche in entrambi i casi, drago verde, l'altro è un fulmine. È un leone? Una tigre. Drago contro tigre. Vari saggi. Vediamo se riesce ad affrontare l'attacco, ma qui è difficile. Vediamo se proverà a stare più attaccato possibile per sfruttare un po' di scia sul rettilineo del traguardo. Resta incolatissimo. Forse un po' troppo interno in questo frangente. Forse la interpreta un pochino meglio Salvo. Vediamo come escono, esce velocissimo Risaggi, vediamo se riesce a sfruttare la scia, la sta sfruttando, però qui l'ingresso sarà veramente duro, infatti non lo affronta, sarà sul rettilineo o sul tornantino. Restiamo su di loro, restiamo ancora su di loro. Si difende bene, difende molto bene, infatti si ruba a due decimi in questa curva.
E intanto occhio perché Giulia si è avvicinata molto al locomotiva, solo 7 decimi, eh? Quindi occhio perché Risacci, lo piccola mette nel toccatina mi limite. sembra, non lo so, però comunque non sorpassa, lascia la posizione, o è stato uno scatto di GT, non l'ho capito benissimo, ragazzi. Quindi andiamo anche da Giulia che si avvicina pericolosamente al Occhio, pirati, locomotiva. mezzo secondo di penalità. Occhio a pirati, mezzo secondo. A pirata? Pirata, mezzo secondo di penalità. Ai, Scusa. mezzo secondo di penalità per pirata, probabilmente un qualche taglio. Probabilmente Peccato sì, però perché dietro ha Mendes ce l'ha buone solo un secondo, quindi. 4 secondi di vantaggio da Ale, 4 secondi e 4, quindi insomma potrebbe tranquillamente gestire. Si allunga purtroppo un po' da Nameless, che era lì a un Sì, secondo e sì, sì. due. Vediamo scontata la penalità quanto si allunga il divario sia dietro che avanti. E infatti Nameless allunga a un secondo e 8 che diventano quasi un secondo e 9 e dietro invece i 4 secondi e 4 diventano 4 secondi, però nulla di eclatante, insomma, tutto da poter gestire tranquillamente. Lì davanti resta Andrea, 1 secondo e 8 da Gianluca. Gianluca prende 1 secondo e 3 da Nameless in terza posizione, poi 1 secondo e 8 Nameless da Pirata in quarta, 4 secondi e 100 da Ale in quinta, 1 secondo e 2 da Silverman in sesta, Silverman 1 secondo e 5 da Salvo in settima. 2 decimi, Salvo ovviamente stanno bagarrando, stanno lottando, però Risacci si prende il mezzo secondo, probabilmente un'uscita di Ah, mezzo curva, secondo anche per uno Giulia. No, pesante. peccato, peccato. Si Vediamo stava se avvicinando Risacci prova. tantissimo. 4 decimi. Lì quando si spinge purtroppo il rischio dell'errore è veramente dietro l'angolo. Sarebbe da Sì. prendersi più tranquillità possibile, ma sappiamo che in gara poi può succedere di tutto. Vediamo se Risacci prova intanto ad affrontare l'attacco. Prova a buttare dentro la vettura. Largo Salvo, largo anche Ah, Risacci. Toccatina che ahia, ahia, ahia. butta Salvo all'esterno. Entrambi hanno forzato una staccata estrema, estrema, decisamente estrema. Rientra Salvo tra locomotiva e Giulia. Giulia però deve scontare il mezzo secondo. Salvo lascia Eh sì. passare addirittura sull'erba. O comunque nell'errore. Gomma sporca per Salvo adesso. Sì, 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 sì. sì. E Gomma sporca. Simo vede adesso Salvo, vede Salvo lì davanti, anche se stava girando più veloce. Vediamo se riesce a pulire le gomme e ripartire focus. Attenzione perché anche Nameless si prende mezzo secondo. E come dicevamo, la penalità è veramente dietro l'angolo, Pippo. Sì, quando poi sei lì che spingi in queste condizioni, è molto, molto facile, prendere penalità qui. Allora, invariato Andre sta gestendo in maniera esemplare. Occhio Resta. perché Pirata comunque ha un secondo e mezzo, quindi Nameless dovrà stare molto, molto, molto attento. Infatti, ce lo andiamo proprio a vedere il riscatto. Volevo solamente vedere il carburante di Andre che sta spingendo ed è a metà del primo quarto di serbatoio. Occhio perché qui c'è un trenino bello, Risacci, Giulia e locomotiva. Ce ne Vediamo un andiamo dietro, po'. allora ce ne andiamo dietro. Locomotiva prova a ritrarci dentro Giulia. Attenzione! All'interno va Risacci, si prende la posizione su Giulia. Vediamo se riesce a difendersi. Ragazzi, poi vedrà. Ovviamente i reclami vanno fatti alla direzione gara. Deciderà la direzione gara poi se assegnare o meno penalità. Noi godiamoci intanto lo spettacolo, non stiamo a pensare a quello. Giulia prova all'interno, mamma mia, risponde a Risacci, interna Giulia, praticamente stanno facendo il circuito in parallelo i due. Risacci però non molla, il piede sull'acceleratore, mamma mia che pelo, Occhio va perché Giulia è Risacci lì, in occhio crocchio, perché Giulia attenzione è lì. Giulia, potrebbe approfittare di un po' di scia. Risacci prende l'interno, Giulia all'esterno. Deve lasciare l'acceleratore Risacci, mamma mia, mamma mia, Giulietta, no, ai box Risacci, ok, lascia perché vai box Risacci. Non avevo capito la traiettoria, infatti. Sono 5 adesso, 5, Sono di sì, più, però. 5 piloti al box. Sei, sei. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, scusami, sì, 6, 6, 6. Sei Mi piloti ero tra i perso uno. Nameless, sono 6 piloti ai box. Esatto.
Però noi andiamo lì davanti, ragazzi. Giulia ancora mezzo secondo da riscattare. Si riavvicina notevolmente a Giulia, alla locomotiva. Però deve riscattare. Attenzione perché Gianluca rosicchia qualche decimo su Andre. Il secondo e otto diventano un secondo e quattro. Considerando che Andre è in pieno serbatoio rosso, quindi piena riserva, e Gianluca invece ancora non è entrato in riserva, potrebbe imbarcare un po' meno e l'ingresso ai box potrebbe determinare un sorpasso di posizione. Vediamo un attimo, vediamo quando soprattutto entreranno i due. Ma Andre deve entrare adesso, Pippo. Andre sicuro adesso. Vediamo se Gianluca rischia un giro di più o dentro. Gianluca uguale. E Gianluca forse entra. Perché taglia, forse Gianluca ha tagliato, o forse il Gran Turismo che balla, non lo so. Vediamo se si prende la penalità Gianluca, sarebbe veramente un peccato perdersi il duello lì davanti. Entra anche Ale, entrano un po' tutti i piloti, siamo al tredicesimo giro, anzi no, locomotiva continua e l'aveva detto che era quello che aveva meno consumo di carburante in assoluto. Esatto. E entra anche Giulia. Sono proprio curioso di vedere il duello diretto tra Gianluca e Andre. Dovrebbe uscire prima Gianluca per aver avuto un po' più di carburante nel serbatoio. Andiamocelo a godere, ragazzi, direttamente che cosa succede. Gianluca forse? Gianluca davanti. Gianluca davanti ad Andre. Grande strategia di gara di Gianluca, che si prende la posizione adesso ovviamente in terza. Attenzione perché è Nameless che è passato davanti a tutti. Mamma mia, Nameless si prende la seconda posizione provvisoria, ma locomotiva deve entrare. Gianluca prova l'ingresso interno forzato, lascia un po' l'acceleratore per non sbandare. Nameless si conferma per ora in seconda posizione. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che uscita in box questa adrenalinica. Non pensavo si ritrovassero anche Nameless lì davanti, non lo pensavo proprio, Pippo, invece sì, e qua sì. Il duello è vivace, ragazzi. Nameless dietro Gianluca a pressare e Andre in quarta, praticamente invertite le posizioni dell'ingresso ai box. Grande, beh, ma qua allora quasi scannano, ragazzi. Nameless e Gianluca, se posso dire la mia, hanno un piccolo vantaggio rispetto ad Andre per il fattore benzina in meno, e quindi sì, ha una macchina un pochino più leggera, però vediamo, staremo a vedere. Tanto locomotiva, vediamo se si ferma o no. Locomotiva ha continuato, continua locomotiva, ok. Dobbiamo solamente vedere se Nameless, che è entrato al dodicesimo giro, riesce ad affrontare al massimo tutte le tornate del circuito. Vedo che sta anche allungando Nameless. Vediamo quale sarà la strategia di gara, ragazzi. Vediamo come saranno tirate le marce, come sarà gestito appunto il consumo carburante per poter affrontare ancora altri 10 giri. Insomma, non sono pochi, ragazzi, non sono per niente non pochi. Sono pochi, no. E quindi sarà tutta da vedere questa seconda parte. Locomotiva che continua a girare. Quindicesimo giro, locomotiva continua a girare. E adesso è in riserva, quindi entrerà in questo momento. Benvenuto Leo Boost. Sì, a 18 secondi e mezzo. Leo Boost TV, benvenuto in live, accomodati pure in locanda. Allora andiamo a vedere Nameless e Gianluca che se ne stanno tante, si stanno controllando. Gianluca non forza, Nameless invece sta spingendo un po', ha provato ad allungare un po' con macchina più leggera e gomma un pochino più calda rispetto a Gianluca, però poi si è rivisto rientrare con un tornado Gianluca e quindi è subito attaccato a 3 decimi. Non lo molla per nulla Gianluca, sarà una bella bagarra qui davanti. Anche perché il nostro Simone è attaccato a salvo intanto, solo che qui anche sono davanti. Provo in qualche modo a dare un po' di visuale anche dietro appena possibile. Sono solo a 4 decimi. Quindi sono praticamente attaccati i due. Andiamo a confermare Simo e è Salvo. Adesso allunga un pochino Salvo, forse sbava due, allora allunga un po', sì. 7 decimi, allora ritorniamo con le telecamere qui davanti. 3 decimi, Gianluca è praticamente incollato agli scarichi, prova a cercare di prendere meno acqua possibile, anche se
ovviamente le gomme ne scaturiscono tanta. Attenzione, qua un pochino di lag dalla visuale, prende l'interno Nameless, Gianluca prova l'esterno. Bella la gestione della copertura di Nameless, vediamo se riesce ad incrociare Gianluca Cobra, che esce sicuramente più veloce. Dovrà prendere la CIA e prendersi l'interno, prova addirittura a mettere due ruote sull'erba per passare dove non si poteva passare. Gianluca all'esterno, Nameless copre tutto, Gianluca fuori all'esterno. Toccatina sul muso di Nameless, scodata di Gianluca, resiste con le unghie e con i denti. Mamma mia ragazzi, in parallelo, due curve insieme, Nameless prova a buttare dentro la macchina all'interno. Riga bianca per Nameless, Gianluca ce la fa imporsi e prende la seconda posizione provvisoria. Rientra in questo momento la locomotiva, quindi passeranno i tre adesso alla guida della gara. Mamma mia che pazzi, che pazzi. Locomotiva va a gasolio, ci si gas. Consuma poco, consuma poco. È diventato al sedicesimo giro ragazzi, not bad, not bad veramente. Va Gianluca ad allungare, a spingere e a distanziarsi dal l'ex pilota in prima posizione. Andre ti mette un pochino di vantaggio, un secondo per la precisione da Andre, che dovrà affrontare anche Nameless per raggiungere Gianluca, ma Nameless non mi sembra proprio abbia la voglia di mollare la presa. Dobbiamo solamente vedere se la gestione carburante gli consente di arrivare a fine gara. Grande l'uscita, casco viola, intermedio perfetto per Nameless, si riaccoda alla grande a Gianluca Cobra. Mamma mia se non molla Nameless, mamma mia se ci fanno divertire ragazzi fino alla fine questi, fino alla fine. Sono curioso di vedere Andrea come e quando risponde, che sono sicuro che sicuro risponderà, adesso gestisce un po', vediamo se sta anche risparmiando più gomma possibile. Ricordiamo che quella che si consuma un po' di più è proprio la posteriore sinistra, che fa i capricci e fa scodare. Esatto, Andrea la perde un pochino, Nameless migliora il suo tempo di due decimi. Gianluca prova ad allungare, ne approfitto per andare un po' in carrellata dietro, pirata a 3 secondi, 4 secondi per Ale, qui sono le posizioni abbastanza salde ed allungate. Poi locomotiva settima posizione, quindi rientra settimo, non male per locomotiva la strategia, non male per nulla. Giulia in ottava posizione, nono Risaggi, decima posizione per Salvo che si riavvicina a Risaggi e Simo che comunque sono lì, ragazzi. Qui si potrebbe creare un bel terzo, un terzetto tra Salvo, Simo e Risaggi. Molto attaccati intanto Salvo e Risaggi, sono praticamente a mezzo secondo, quindi potrebbe provare l'attacco. Noi continuiamo e diamo ancora telecamera lì davanti, perché comunque Nameless non lo molla, Gianluca non lo molla. Per ora mezzo secondo, riallunga un pochino Gianluca, ma è lì. Soprattutto il primo intermedio Nameless lo fa veramente molto molto bene. Sì, qui un piccolo errorino di Gianluca, forse arriva un po' lungo. E infatti ci riappaccia a due decimi. Nameless esce molto veloce. Vediamo se si fa vedere gli specchietti interni e esterni di Gianluca, che prende l'interno. So che aveva sbagliato un attimo lì. Prende l'interno Nameless, prova ad accodarsi un po' di lag, purtroppo di GT non vediamo, fluidissima la scena. Scodatina di Nameless che perde aderenza e quindi non riesce ad attaccare fino in fondo. Si riaccoda, tutto da rifare, però mamma mia che spettacolo, mamma mia. Andre due posizioni ha perso, lì purtroppo ha tirato tanto rispetto agli altri due, ha tirato tanto per allungare un po', però forse troppo a quel punto, o comunque grande gestione, perché voglio vedere la gestione carburante di Nameless, perché mancano 7 giri. Che per ora ha meno carburante, è praticamente un pelino sotto il mezzo serbatoio, sta spingendo un po' di più degli altri, ha provato ad allungare, adesso a tenere Gianluca Cobra, mancano ancora 7 giri. Considerate che sono entrati al tredicesimo, anche l'usura gomme, perché entrando prima l'usura gomme sicuramente si consumeranno prima, ecco. Attenzione perché Black prova a fare un pronostico di quelli proprio maledetti. Secondo me vince Andre, i primi due si sbattono adesso. Mamma mia, Black.
Mamma mia, lì sul trespolo il nostro Black. Grande. Ti fanno sentire intanto le fenici, le curve, ti fanno sentire andare lì a studiare quei due davanti che si stuzzicano. Si stuzzicano però senza darsi fastidio, perché a quanto pare Andre non riesce a riprenderli nonostante sia solo un secondo. Peccato per Pirata, perché si era un pochino avvicinato ad Andre. E infatti ce lo dice anche da De Rossi che Pirata stava rimontando, però adesso deve scontare quel mezzo secondo maledetto, probabilmente perché stava spingendo al massimo, e sicuramente perché al quindicesimo giro aveva tirato giù anche Caschino Viola. Quindi giro veloce per ora è di Pirata Settimo. Stava spingendo, ragazzi, qui è un attimo. Torniamo qui sulla testa della gara. Adesso si allungano un po' le posizioni. Proviamo a fare carrellata all'indietro, ragazzi. Ale quinto, quarto Pirata, Ale quinto. Silverman in sesta posizione, Locomotiva settimo. Giulia in ottava, nono Risaggi, Salvo che dovrà scontare mezzo secondo. Attenzione, vediamolo questo riscatto di mezzo secondo di Salvo, perché dietro c'è Simo Romanista. No, penalità presa sicuramente poco prima del riscatto, quindi riscatterà alla tornata successiva. Vediamo se ne prova ad approfittare Simo, che sulla macchina vede quel mezzo secondo rosso. Attenzione, migliora il primo intermedio Gianluca, ma Nameless lo fa veramente alla perfezione. È vero che qui la staccata accorcia i distacchi, però Nameless lo fa veramente molto bene il primo intermedio. La prima curva poi alla fine, perché sì, di quello molto, si tratta. Molto, molto, molto bene, sì. Forza Ale GMP, Elisa si fa sentire. Muscoli all'aria. Qui non mollano, non mollano. Salvo prende un altro mezzo secondo, quindi un secondo per Salvo totale. Quindi Simone ne potrà approfittare adesso appena... Un secondino da riscattare per Salvo. Adesso ne vede uno intero, Simo. Vediamo se riesce a stare lì incollato. Gianluca, 7 decimi. Nameless che lascia qualche decimo a Andre. Oppure Andre che comincia a spingere un pochino e ad afforzare un po', visto anche una gestione carburante paritetica a quella di Gianluca. Quindi vediamo come si comporteranno negli ultimi 5 giri di gara. Si entra nel vivo della situazione, vediamo se Gianluca riesce a tenere la testa della gara, anche se i tre piloti poi sono effettivamente vicinissimi, 8 decimi l'uno dall'altro. Anzi, Nameless deve mollare un po' la presa e vede gli 8 decimi diventare 6 da Andre, che finora ha studiato i due lì davanti. Vediamo qual è la strategia della Fenice. Lì dietro, staccatura, tira e molla, staccata, erogazione gas, i tre sembrano veramente attaccarsi ad appiccicarsi, poi in erogazione si rilasciano e si rivedono i distacchi. Devo dire però a occhio che Andre ha ripreso. Adesso, se prima i due vicini erano Nameless e Gianluca, adesso Andre e Nameless sono decisamente anche ad occhio più vicini. Sì, questo può favorire Gianluca, eh? Occhio, questo, perché certo, può favorire, certo, Gianluca, certo, perché può allungare tranquillamente. E a 4 giri, ragazzi, dalla fine, potrebbe essere davvero molto importante se ci sarà una bagarre tra Andre e Nameless. Gianluca potrebbe approfittarne. Staremo a vedere, perché Andre è molto 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 vicino, molto veloce adesso, quindi occhio, perché sì, Andre non ha adesso tirato giù un 33,988, quasi, sì, quasi vicino, sì, al giro veloce. Adesso sta spingendo Andre, perché vede la drago. Attenzione, scodatina di Nameless, mi è sembrata. Vediamo se ne approfitta Andre in uscita, sì, per... sì, si prende mezzo secondo, errorino in uscita di ultima curva di Andre, forse non forza tantissimo, vede quel mezzo secondo lì sopra la vettura di Andre, di Nameless, scusate, quindi gestirà probabilmente, vediamo, oppure spinge, si riallunga un pochino l'intervallo, cercherà probabilmente di restare più incollato possibile. Non penso si faccia vedere, a meno che non di un altro errore di Nameless che gli consenta appunto qualche spazio, un pochino larghetto, però in erogazione la sfrutta tutta.
Come pensavo, ne ha approfittato molto. Se Luca, secondo e 6 già. Attenzione, quindi... perché prende l'interno. Prova a prendere l'interno. Sacca una lunga. No, non forza per nulla. Quel mezzo secondo gli dà un po' di sicurezza. Inutile forzare, giustamente. Almeno che, insomma, non è plateale l'errore. Gli consenta qualche spazio ulteriore. Resta lì incollato. In fondo, Nameless. Insomma, le traiettorie sono giuste. Le fa bene. Guida bene. Inutile forzare. Gli si carica la palla del rallentamento. Restiamo su di loro. Restiamo su di loro. Praticamente incollato Andre. Buona la traiettoria. Ottima l'uscita. Riscatta in questo momento. Si attacca all'interno Andre. Perfetto l'inserimento. Nameless non molla però. Nameless non molla. Mamma mia, si rimette all'interno. Taglia tantissimo. Non so se si riprende mezzo secondo oppure è stata un ingresso esemplare, cattivo. Mamma mia, nessuna penalità. Bellissima la manovra di Nameless. Bellissima. Va e si rimette in seconda posizione. Sì, ma Andre, adesso non penso che lascia andare così. Adesso se le danno di santa ragione. Mamma mia. Mamma mia. Stava dando un'occhiata anche dietro, vediamo un po'. Il nostro Simone è passato. Sì. Ci sono i tre in fondo che magari forse questi ultimi due giri possono regalare qualcosa, ma... Ragazzi, ovviamente le penalità le affronterà il capoteam con la direzione gara. Noi ci limitiamo a guardarci lo spettacolo, ragazzi. Occhio perché Andre non ci sta. No, adesso si divertono. Adesso si divertono entrambi. Come pensavo, Gianluca ne approfitta. Gianluca ha detto, allora attenzione, scodatina di Nameless. Prova a tenerla in equilibrio sulle uova. Riesce, in qualche modo riesce, però Andre lì come un falco, anzi no, come una fenice, ad affrontare la picchiata appena possibile. Bello largo, sfrutta benissimo l'ingresso in curva, entrambi lì, 3 decimi il distacco, vediamo se riesce. No, un po' troppo lontani per affrontare, poi la prima curva è veloce, ragazzi, difficile inserirsi, se non impossibile. Ah, ha tirato un altro mezzo secondo, peccato, perché Pirata sta prendendo molte penalità, Sta spingendo tanto e quindi sicuramente non so dietro se è cambiata e variata qualche situazione, bro. No, sempre uguale, anche Simone ha approfittato. Gli ultimi tre si sono avvicinati molto. Okay. Io purtroppo non posso togliere la telecamera. Un mezzo secondo da risaggi, quindi tu aggiornaci nel caso. Vedremo. Certo. Prende l'interno Nameless, tiene l'interno, sa che Andre stacca forte qui. Esce Nameless, forse un po' lentino rispetto ad Andre, però infilarsi qui è veramente dura. Vediamo la prossima staccata. Larghissimo Andre, prende l'interno, prova ad infilarsi, chiude bene Nameless, non lascia spazio alcuno. 24esimo giro, cominciamo ad affrontare l'ultimo. Sì, assolutamente sì, assolutamente qui purtroppo Mastro. Cercare di trovare lo spazio, anche lì difendere correttamente è un'arte. Perché... Occhio perché gli ultimi tre si stanno dando. Mamma mia, che bagaccia questi tre, ragazzi. Porca miseria. Allora, si è un po' allentata qui la situazione. 6 decimi diventano. Diamo un pochino di telecamera ai tre dietro. Simo Romanista sopraggiunge su Salvo. Sono attaccatissimi, ragazzi, lì sono attaccatissimi. Poi ritorniamo sulla staccatona qui tra Nameless e Andre, però sono solo sei decimi. Ha allungato ancora un po' Nameless, prova a respirare, vediamo se Andre dà il tutto per riacciuffare Nameless. Mamma che traiettoria, mamma che curva letta da Andre, si riavvicina tantissimo. Restiamo su di loro, restiamo sulla seconda posizione. Che
e Risaci a mezzo secondo all'ultimo giro, mezzo secondo di penalità per Risaci, e sia Simone che Salvo sono lì attaccati praticamente. Tra secondo e terza posizione sono abbastanza vicini, forse non abbastanza per tentare un attacco. Nameless fa la sovraditoria, probabilmente allenta proprio in questo momento Andre, che sa che mancano solo due curve. Andiamo a dare la visuale. A qui ha gestito benissimo la strategia di gara Gianluca Cobra, si ritrova in prima posizione approfittando anche della bagarre tra i due vicino al muretto, saluta il team e si gode la sua seconda posizione. Invece Nameless e Andre in terza, bellissima bagarre finale tra i due. Pirata quarta posizione, Ale in quinta, poi passa Silverman e successivamente Locomotiva ad affrontare l'ultima curva del tracciato. GG ad entrambi ragazzi, bravi bravi bravi. Quindi sesto e settimo, Giulia ultima curva per lei prima del rettilineo, e poi i tre che si stanno scannando. Prova Salvo all'interno, si infila, Risaci sbandata, anche Di Simo sbandata, peccato, mamma mia se ne sono date messi all'ultimo giro. Bravi tutti ragazzi, chiude Salvo in nona posizione, decimo Risaci e undicesimo Simo Romanista. Mamma mia, Nameless eroico, sì lo possiamo dire, poi vedrà la direzione gara se ci sarà da dare qualche penalità. Vedete voi ragazzi, però noi ci siamo divertiti. Bella, 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 come sempre ragazzi. Come sempre ci regalano, ci fanno divertire. Poi consideriamo che siamo veramente sulle uova in questa lobby, quindi in questo circuito con queste condizioni, quindi forzare anche troppo sulla bagarra non aiuta assolutamente, e trovare gli spazi tanto meno. Complimenti al podio, esatto. Brave, bella gara comunque, bella gara dice il nostro Mastro, spettacolo questi ragazzi, siamo d'accordo con Scara. Bravi tutti dice il nostro Lorenzone Schizzo, GG, GG. Allora...